siamo lì. Ho molto apprezzato. Io farò una lezione relativamente più semplice rispetto a quelle dei due oratori che mi hanno preceduto. Essenzialmente io cercherò di rivedere alcuni nostri studi che nel complesso tendono a indicare come alcuni aspetti dell'alimentazione possono portare a una riduzione, appunto, un impatto favorevole sul nostro rischio di tumori, che sono l'insieme di malattie che, nonostante come questo, gli andamenti della mortalità per tumori, per principali tumori nell'Unione Europea negli ultimi 30-35 anni, nonostante vi siano state diminuzioni, resta una patologia che rispetto ad altre, come le malattie vascolari, è avanzata molto meno nel corso del tempo. A parte il polmone, che è sceso in maniera così sostanziale negli uomini, essenzialmente perché gli uomini hanno smesso di fumare, mentre sta ancora salendo nelle donne, perché arrivano nella mezza età, in realtà oggi le generazioni di donne che hanno cominciato a fumare negli anni 60-70, le due scale sono diverse, questa è la 60 e questa è la 25, quindi non sono confrontate. Ma se noi guardiamo, e a parte questa grossa diminuzione, di tumore della mammella, che è principalmente dovuta al miglior trattamento, alle nuove terapie, alla miglior diagnosi, se noi guardiamo l'intestino, se noi guardiamo lo stomaco, vediamo quanto sono diminuiti nel corso degli ultimi 30-35 anni. Questo sostanzialmente indica che la nostra dieta, a livello europeo, ma anche a livello italiano, è migliorata rispetto a quella dei nostri genitori e dei nostri nonni. Un contributo è stato presentato da Danzel Keys, che non solo aveva inventato nel corso della seconda guerra mondiale le cosiddette razioni K, era un nutrizionista dell'esercito americano che aveva confezionato queste razioni per soldati che erano sia resistenti che dal punto di vista nutrizionale accettabili. E poi, dopo la guerra, questa creta si era reso conto che, nonostante la dieta di creta fosse molto ricca in grassi, circa il 40% della composizione della dieta di creta era grassi, e l'incidenza e la mortalità, cioè il numero di casi, il numero di morti per infarto miocardico, che allora in America era estremamente frequente in maschi, anche giovani e di mezza età, era molto bassa, proprio per creare questo concetto della dieta mediterranea, che essenzialmente, detto in parole semplici, è una dieta vegetariana con un po' di carne, perché è caratterizzata da un abbondante consumo di frutta e vegetali e verdura, un contenuto relativamente elevato di cereali, anche se questi cambiano nei diversi paesi, ad esempio in Italia dei più pasta, in Spagna dei più grani, in Grecia ci sono più legumi. Un punto essenziale è l'olio d'oliva come principale condimento. Ho già fatto cenno a moderato consumo di carne e spesso un moderato consumo di vino. Buona parte dell'olio e anche del vino che viene prodotto al mondo è prodotto nella regione mediterranea. Io vi porto di seguito alcuni risultati dei nostri studi. Noi sono circa 30 anni o più di 30 anni che conduciamo una rete di studi epidemiologici in cui confrontiamo dei soggetti con determinate malattie in generale, tumori e dei soggetti sani senza queste malattie. Uno dei messaggi è che una dieta ricca in frutta e verdura ha un ruolo favorevole sul rischio di morte tumori. Questo è il rischio relativo di uno, se questa è una situazione in cui non vi è né rischio e né danno. E ne vantaggio. Quando il rischio è inferiore a 1, quindi 0,5, comunque sotto l'unità, questo indica che il rischio di sviluppare questi tumori, che sono cavolari, farine, zolo, stomaco, una serie di numerosi tumori comuni, e questi sono riferiti
sia elevato il consumo di verdura rispetto ai soggetti che mangiavano meno verdura in generale, e il quartile più alto rispetto al più basso, cioè chi, ma il 20%, il 25% della popolazione che mangia più frequentemente verdura rispetto a quello che mangia meno frequentemente, che vedete come per la maggior parte dei tumori di tegliai, ma non per i tumori linfatici, perché il vanno di Hodgkin, ma per la maggior parte dei tumori epiteliali, senza stare a guardare il singolo rischio. Quindi noi abbiamo questo quadratino, è il rischio relativo, e questa banda è l'intervallo di confidenza. Ma al di là di guardare il singolo rischio, è chiaro che il parte del quadro globale è favorevole per chi mangia più verdura. Ci sono una serie successiva di studi con questionari, con strumenti di raccolta dati più sofisticati, ma il messaggio è lo stesso, soprattutto per i tumori dell'apparato digerente, che è logico, perché sono quelli più frequentemente influenzati dall'alimentazione. Noi abbiamo un effetto favorevole del consumo di verdura in generale, quando abbiamo studiato alcuni tipi di verdura comune. Ad esempio, questi sono i cipolle, il cipolle, abbiamo il rischio del tipo di 1, e vedete come per la maggior parte dei tumori che abbiamo studiato vi sia un impatto favorevole anche per l'aria, nonostante le quantità di aria consumate in Italia siano relativamente basse. Le più cifre, carni affini, vedete di nuovo un quadro essenzialmente favorevole per la maggior parte delle neoplasie. La frutta è in qualche modo diversa, perché l'impatto protettivo, l'impatto favorevole della frutta è essenzialmente concentrato sul primo tratto digerente, ossia sul caporale, sull'esofago, sullo stomaco. Poi vedete come per molti altri tumori l'impatto sia modesto, non vi è nulla sulla mammella e sui tumori genitali, e vi è qualcosa sull'apparato urinario, che è comprensibile perché buona parte dei metaboliti, sia favorevoli che sfavorevoli, sono iscritti a livello urinario. Questi sono i nuovi studi, di nuovo il quadro è simile e conferma il fatto che l'effetto favorevole del consumo di frutta sia essenzialmente sui tumori del primo tratto ingerente. Il fatto che degli studi diversi confermino gli stessi risultati dal punto di vista dal punto di vista degli epidemiologi è un forte supporto al fatto che questi risultati siano reali. Abbiamo studiato gli agrumi, di nuovo noi abbiamo scelto alcuni tipi di frutta e verdura che sono più diffusi, meno cari, e quindi rispetto ai quali il consiglio di aumento di consumo sia accettabile, ossia facilmente fornibile a tale persona. Vedete di nuovo come per ciò che concerne gli agrumi l'effetto favorevole sia essenzialmente sul primo tratto digerente. Una mela al giorno, quasi uno scherzo, di nuovo il consumo frequente di mele era associato a un ridotto rischio di molti tumori, con rischi relativi vedete che sono dell'ordine del 20-25% ridotti per molte di queste malattie. I pomodori, di nuovo, i pomodori sono una frutta molto diffusa, dopo i cereali a quantità sono il secondo prodotto agricolo nel mondo, e vedete come anche i pomodori abbiano un impatto favorevole su molti tumori, in particolare del tratto digerente. Abbiamo fatto qualcos'altro che non è facile, ad esempio abbiamo tentato di stimare quali fossero i componenti di frutta e verdura che potessero avere un effetto favorevole. Abbiamo analizzato ad esempio i flavonoidi, che sono un insieme di qualche migliaia di sostanze suddivise poi in 6 classi, che hanno un effetto antiproliferativo, antiossidante, antimutato in alcuni sistemi, e vedete come alcuni flavonoidi sul tumore caporale faringe favorevole, oppure le proantocianidine, qui ci sono molte neoplasie, ma di nuovo sul tratto digerente hanno un chiaro effetto favorevole. Questo di nuovo è il rischio
rischio relativo per il tiro più alto. Si può stimare anche la capacità antiossidante totale dei vari alimenti, di nuovo vedete 0,75 per il quintile più alto, sia che questo indica una protezione attorno al 25%. Queste sigle sono diversi modi per stimare la capacità antiossidante totale. Il messaggio quindi in sostanza è che dal 20 al 40% dei tumori del tratto digerente in Italia, sono globalmente circa un terzo dell'insieme dei tumori, sono attribuibili a un basso consumo di frutta e verdura, quindi portando ai livelli più alti tutta la popolazione il consumo di frutta e verdura si potrebbe evitare una considerevole frazione di questi tumori comuni, e anche aumentando una sola porzione al giorno possiamo ridurre il rischio di questi tumori dell'ordine del 10-20%. E questi risultati poi sono stati accolti, sono stati inseriti in varie revisioni, questo World Cancer Research Foundation, ogni 5-10 anni fa una revisione globale di, delle principali evidenze favorevoli e sfavorevoli della dieta sul cancro, vuol dire che abbia ritenuto probabile un effetto favorevole di frutta e verdura, questa è la verdura sul tumore del primo tratto digerente e sulla laringe anche della frutta su molti di questi tumori. Cereali integrali. Cambiando argomento, è un po' una rassegna dei principali risultati dei nostri studi. Il messaggio è che i cereali integrali sono da preferire rispetto ai cereali raffinati. Essi hanno infatti un effetto protettivo sulla maggior parte dei tumori comuni. Questo è un quadro simile a quello che abbiamo visto prima, per vedere come i rischi siano per la maggior parte delle neoplasie ridotti. Si possono stimare le fibre sono state studiate ampiamente in relazione al rischio di tumore del grosso intestino, che dobbiamo ricordare è il tumore più frequente dei due sessi combinati del tumore polmone, e vedete che per le fibre totali vi è una riduzione di rischio attorno a un terzo nei consumatori più frequenti di fibre alimentari rispetto ai minori. Mentre se c'è un aspetto della dieta italiana che va riconsiderato sono i cereali raffinati. Da un lato perché probabilmente sono un indicatore generale di una dieta povera, chi mangia molti panini, chi mangia molta pasta, spesso ha una dieta globalmente povera. Però i cereali raffinati, contrariamente a quelli integrali, sono associati a un rischio aumentato di molti tumori, in particolare dell'apparato digerente. Senza guardare il singolo rischio, è chiaro che il quadro è completamente diverso rispetto a quello dei cereali integrali. Vi è anche una spiegazione in termini di carico insulinico, sia quando noi mangiamo un alimento con dei cereali raffinati abbiamo un sovraccarico glicemico, cioè aumenta la glicemia, quindi c'è un rilascio di insulina e questo può portare alla produzione di fattori di crescita cellulare attraverso i cosiddetti insulin growth factor, questi fattori della crescita cellulare che sono associati all'insulina. Quindi vi è anche un meccanismo biologico razionale dietro questo fenomeno che noi possiamo studiare questo in termini di indice che è la caratteristica di uno specifico cereale, ma soprattutto di carico glicemico, ossia che è l'indice moltiplicato per la quantità di quel cereale che viene consumata, e abbiamo visto in diversi nostri studi che questo ad esempio è il tumore dello stomaco, che una dieta con un
caldo di vicino, un abbiamo chiaro che quello che conta più alto è associato a, è associata a un eccesso di rischio di tumore dello stomaco. Questo può almeno in parte spiegare la riduzione della frequenza del tumore dello stomaco negli ultimi decenni, perché molti cereali, cioè la dieta di oggi è meno ricca in cereali rispetto alla dieta povera in passato. Se noi mettiamo insieme le fibre e il carico glicemico per il tumore del colon, noi arriviamo a circa un raddoppio del rischio per coloro che hanno una dieta con elevato carico glicemico e basso consumo di fibre rispetto a coloro che hanno molte fibre e un basso carico glicemico. Quindi di nuovo riusciamo a raddoppiare il nostro rischio con degli indicatori molto semplici. Carne e pesce, vi ho già detto che una caratteristica della dieta mediterranea è essere relativamente povera di carne, e il messaggio che sta applicando questa carne, che il rischio relativo di carne rossa per molti tumori è superiore all'unità. Quindi senza di nuovo guardare il singolo rischio relativo e senza arrivare a dire che non bisogna in assoluto mangiare carne rossa, però il messaggio è che una dieta molto ricca in carne rossa tende a non essere favorevole soprattutto per i tumori del tratto digerente, mentre il pesce che in realtà non sono solo questo, il quintile superiore che mangia pesce quindi due volte alla settimana o più, quindi vedete come anche i consumi di quest'ordine di grandezza possono portare a un impatto favorevole sul rischio di molti tumori. L'olio d'oliva è stato oggetto di una particolare attenzione perché effettivamente è l'elemento comune ai vari aspetti della dieta mediterranea. Quindi studi condotti in Italia sia da noi che da altri in Grecia o in Spagna hanno mostrato un effetto favorevole dell'olio d'oliva, questo è sul tumore del colon retto, vedete, non sono rischi estremamente ridotti, ma meno 10-20% di riduzione di rischio, ma soprattutto sui tumori del primo tratto digerente. Se noi guardiamo il tumore del cavo orale, il rischio relativo per i frequenti consumatori di olio d'oliva era 0,4, che era 6-7 volte più basso rispetto ai frequenti consumatori di burro e lo stesso risotto, 0,3 rispetto a 2. Queste differenze di 6-7 volte difficilmente gli studi epidemiologici sono dovuti solo a errori o a caso. Quindi il messaggio è che l'olio d'oliva ha un effetto favorevole sul tumore della mammella, sul tumore del tratto digerente, ma soprattutto sui tumori del tratto digerente superiore e respiratorio. Di nuovo non è chiaro a che cosa attribuire questo effetto positivo dell'olio d'oliva. Senza dubbio, l'olio d'oliva è una spremuta di frutto in sostanza, quindi può essere dovuta alla sua composizione di acido reico che è ricca in acidi grassi non pensabili, ma può essere dovuta anche al fatto che viene con vitamina E, sono molti polifenoli e altri componenti alimentari con funzioni antiossidanti e con altre funzioni favorevoli sul rischio di cancro. L'altro punto che è l'introduzione alla parte terminale della mia relazione è il fatto che le associazioni osservate, in particolare quelle favorevoli per l'olio d'oliva, ma anche quelle che abbiamo visto prima, possono non essere specifiche, ma possono essere un indicatore generale di una dieta più sana. Questo score della dieta mediterranea è stato definito una quindicina d'anni fa da Antonia e Dimitrios Trikopoulos, che purtroppo tra l'altro è morto la settimana scorsa, e loro avevano utilizzato otto indicatori della dieta mediterranea, che hanno ricavato che sono questi, cioè è favorevole una dieta ricca in acidi monoinsaturi rispetto a saturi, che ha un modesto contenuto di alcol, che è ricca in legumi, in cereali, in frutta, in verdura,
e invece è relativamente povero in carne e in latte e latticini. Quando si ricava questo score della dieta mediterranea che va da 23 a 9 al massimo, vedete che i soggetti con più elevato score, con una dieta che si avvicina più ai criteri a priori definiti di dieta mediterranea, hanno un rischio di sviluppare questi tumori di modo del primo tratto digerente e respiratorio, che è estremamente diminuito, questa è una funzione del 60%, queste sono delle indicazioni di tre quarti o più di svilupparsi. Quindi le conclusioni sono che non solo per il cambio vascolare, in cui sappiamo ancora di più, ma anche per il cambio, che sono un insieme di tante malattie diverse, una dieta a basso rischio di cancro deve essere ricca in frutta e verdura, dovrebbe avere un contenuto relativamente limitato in cereali raffinati, non dovrebbe essere ricca in carne, dovrebbe essere relativamente povera in grassi, ma soprattutto l'olio d'oliva è da preferire ad altri tipi di condimenti, anche di origine vegetale. L'ultimo aspetto che voglio notare è il fatto che spesso si dice che vi è un'epidemia di obesità, e che è vero, se voi andate in Nord Europa o in Nord America non c'è bisogno di andare in sofisticato, basta guardare fuori dalla finestra e vedete quante persone sono sovrappese o obese. In realtà in Italia questo non è accaduto, il peso degli italiani è rimasto sostanzialmente stabile negli ultimi 30 anni. Questi sono il sovrappeso e l'insieme dei sovrappeso e obesi. Il sovrappeso del 529 ha un'indicazione sulla salute relativamente limitata. Gli obesi in Italia sono 7-8%, 6-7%, e ovviamente l'obesità include una parte di patologia psichica, e quindi non è completamente evitabile. E il messaggio da un lato è che noi non dobbiamo in maniera critica prendere gli articoli riferiti al Nord America e portarli in Italia, che in realtà noi non siamo ingrassati negli ultimi decenni, e questo è un grosso merito dell'italiano, che insieme a altri due meriti, ossia altri due meriti che spesso non sono riconosciuti, ma gli uomini italiani hanno smesso di fumare e le donne italiane non hanno mai fumato moltissimo. Anche una sigaretta è troppo, però in realtà in termini relativi non c'è mai stata un'epidemia di fumo di malattie di altri fumi in altri paesi. L'altro aspetto che si dimentica è che l'Italia è il paese europeo dove si vive meno male, mentre negli anni 70 e 80 insieme alla Francia, nel paese dove si viveva più alto, oggi il consumo di alcol è sceso del 70% in Italia. Questo insieme a alcuni degli elementi della dieta di cui vi ho fatto cenno questa sera ha fatto sì che gli italiani siano uno dei popoli più longevi al mondo, in realtà insieme a pochi altri paesi come il Giappone, la Svezia e la Svizzera, l'Italia ha attesa di vita che supera gli 80 anni. Oltre a ringraziarvi per l'attenzione, questi sono i messaggi semplificati. Quello che vi ho detto spesso viene tradotto in messaggi estremamente semplificati. Su questo, le piramidi alimentari mediterranee, in cui vi sono pochi dolci, poche patate, molta frutta e verdura, eccetera. Quindi, questo poi è un modo semplice per rendere tutta questa ricerca, che è complessa e anche difficile da interpretare, più facile.